Qual è Beh, la... almeno la BCE, diciamo, gli italiani non hanno assolutamente la cultura della sicurezza, non l'avevano quando c'era la sicurezza passiva e non l'hanno ancora adesso. Noi facciamo, a volte andiamo a fare delle messe in sicurezza di reti e vediamo che c'è proprio il post-it con il numero della password sul computer stesso. Ecco, io penso che un minimo di accortezza su queste cose, cambiare solamente la password, rivedere certi protocolli, penso che sia obbligatorio. In Italia nessuno più può fare a meno della tecnologia, d'accordo, ma quantomeno bisogna adeguarsi anche nella protezione della stessa, che poi protegge noi stessi. Senta, perché la fuga di dati non è solo cosa dico io a una mia amica al telefono, eccetera, ma qui si parla di spionaggio economico, di spionaggio industriale, parliamo dell'echelon, e secondo me Vodafone ha fatto benissimo a fare questo, a giocare d'attacco, anche perché adesso la Deutsche Telekom sta anche lei proponendo, diciamo, deve essere una cosa internazionale, normative internazionali che tutelino anche i gestori, perché altrimenti poi le persone, gli utenti migrano.